Immaginiamo di essere esploratori, viaggiatori del tempo. Immaginiamo di imbatterci improvvisamente nella visione di un paesaggio perduto, rimasto sepolto appunto nel nostro immaginario. Eppure quella specie di cattedrale è lì da molto tempo, 50 anni, forse un secolo o più. Sarà stato un carbonizzo, una qualchiera o uno degli opifici cosiddetti a ciclo completo che un tempo operavano numerosi sul territorio. Molte fabbriche sono ridotte a rudere, abbandonate da molti anni, sepolte dalla vegetazione che inesorabile tende a riappropriarsi dei suoi spazi originari. Che strano, così ci appaiono ancora più integrate nell'insieme paesaggistico, ossute costruzioni dalle quali echeggiano ancora le voci o le urla di chi vi operava miscelate al frastuono delle macchine, agli acri e mefitici odori delle lavorazioni che allora animavano con folle vivacità quei luoghi. La città. Certo, come esploratori una fotografia ci restituirebbe nell'immediato l'insieme del paesaggio, ma forse con un'istantanea ne cattureremmo soltanto la superficie, portando con noi soltanto un ricordo di una gita particolare. Attraverso insoliti itinerari. Prendiamoci invece il nostro tempo, tutto il tempo necessario per affondare i nostri passi nel terreno dei piazzali posti davanti alle fabbriche. Cominciamo a ricordare, a risentire il traffico di mezzi e di merci che li attraversavano. Guardiamo anche il piccolo, i particolari, i dettagli che compongono la grande struttura. Giriamogli intorno, percorriamo il periplo di queste isole che sembrano adesso, proprio come i nostri passi, sprofondare nel suolo, oppure improvvisamente tornare a dirigersi sotto al nostro sguardo ancor più maestose di allora, testimonianze di sagge imprese. Oggi sembra di trovarsi davanti ad una scultura più che a una struttura architettonica lo sgretolarsi del cemento scopre i ferri che lo armavano. Gli intonaci si gonfiano e cadono polverizzati, svelandoci la muratura, la muscolatura in mattogno o pietra, che come un corpo spellato mostra la propria ricchezza pittorica. I grandi finestroni rettangolari in ferro, suddivisi a loro volta in tanti rettangoli più piccoli, sembrano spartiti ritmicamente dall'alternanza di vetri che hanno resistito e di vetri mancanti, infranti. Ad osservarli meglio alcuni finestroni sembrano tanti occhi, sembrano sguardi, che come in uno scambio reciproco osservano noi, che scrutiamo il loro essere. Ancora qualche ciminiera resiste alla gravità, alle intemperie, andando a contemplare il complesso della fabbrica, l'elemento verticale nella dinamica compositiva dell'intera forma. Un profondo respiro sulla soglia del grande ingresso ed entriamo. Entriamo quasi fossimo in apnea, sospesi nel grande corpo, nel ventre di una balena arenata. Lo sguardo ruota istintivamente a 360 gradi e poi, incerti dei nostri passi, cominciamo a percorrere la navata centrale come se stessimo violando un luogo sacro, ma la curiosità di un esploratore è forte. E allora continuiamo rispettosi a percorrere il dedalo di spazi che via via si celano al cospetto del nostro stupore. Da qualche parte c'è stato un crollo della copertura, le macerie sono raccolte in un cumulo dove alcune erbe selvatiche sono riuscite a crescere grazie alla luce che passa dai lucernai. Quindi c'è, anche se di altra origine, oggi come un tempo, uno scambio tra interno ed esterno della fabbrica. Evidentemente sì, quei finestroni osservati poco prima dall'esterno, quegli occhi neri, spenti anche se ancora capaci di suggestionarci con il loro spettrale sguardo, visti ora dall'interno, sembrano tornati ad una vivace luminosità data dall'illuminazione solare dell'esterno, la quale ne amplifica tutta la loro ricchezza pittorica e del disegno. Come fossero dei grandi light box. Ne sono evidenziate le incrinature dei vetri, lo sporco, le ragnatele stratificate su di essi. Alcuni tralci secchi di vitalba ne percorrono la superficie, arrampicandosi e stagliandosi nel controluce come segni incisi, marcati fortemente da una matita nera. Le varie tipologie di vetro filtrano diversamente la luce offrendoci vibrazioni e tonalità diverse della luce stessa. Alcuni di quei vetri non ci sono più e proprio attraverso di essi si scorgono piccole porzioni di paesaggio che diventano piccole pitture indipendenti, ma allo stesso tempo sono tasselli facenti parte di una composizione più grande e articolata. Tutto questo mondo in una finestra di una fabbrica abbandonata. Eh sì? Prima. Quando la fabbrica era in attività, si poteva di notte osservare dall'esterno l'esatto opposto, potremmo dire il rovescio della stessa medaglia. Quando la luce artificiale del turno di notte illuminava le vetrate di vibranti nuance, come sul pelo dell'acqua si riflette il cielo, e le brezze ne increspano lo specchio. Il nostro viaggio continua all'interno dell'ex fabbrica, tra oscure zone d'ombra. Scalfite. Là da tagli di luce accecante, altrove invase da una vellutata luce diffusa, che come polvere decantata lentamente nel corso del tempo si deposita su macchinari rimasti immobili, ancorati al pavimento, quasi fossero in attesa di tornare a scandire la vita con il loro infernale ritmo.